Allora, io in questa veste, diciamo, parlo a nome del Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione, NEIC, che è appunto un centro internazionale che si occupa, di, divulgare le informazioni relative all'impatto ambientale, ma anche sociale, degli allevamenti intensivi, quindi della produzione di alimenti animali. Negli ultimi tempi si legge spesso sui giornali del grande impatto ambientale causato dagli allevamenti. A che cosa è dovuto? Allora, per capire i motivi dell'impatto sull'ambiente dell'industria dell'allevamento intensivo, occorre spiegare che gli animali d'allevamento sono fabbriche di proteine alla rovescia. Cosa significa questo? Significa che bisogna dare all'animale, in forma di mangimi vegetali, una quantità di cibo e di calorie che è molto maggiore di quella che poi l'animale produce in forma di carne, latte e uova. Sostanzialmente, se consideriamo gli animali come macchine, perché purtroppo nei moderni allevamenti così sono considerati macchine che trasformano proteine vegetali in proteine animali, anche se ovviamente non sono macchine, ma sono esseri senzienti esattamente come noi. Però come macchine che fanno questa trasformazione sono macchine estremamente inefficienti. Infatti, a seconda della specie, è definito un rapporto di conversione che è la quantità di cibo vegetale che bisogna dare all'animale per ottenere 1 chilo di carne, e questo rapporto può variare da 1 a 4 a 1 a 30 a seconda della specie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in media bisogna dare all'animale 15 kg di cibo vegetale, di mangimi vegetali coltivati appositamente per produrre 1 solo chilo di carne. Quindi capiamo che questa trasformazione da 1 a 15 comporta che c'è uno spreco di cibo, di suolo, di sostanze chimiche per la coltivazione, di energia, di acqua, più poi tutte le deiezioni emesse dagli animali. Perché accade questo? Perché chiaramente gli animali, come noi, non è che se noi mangiamo mezzo chilo di cibo in un giorno, il giorno dopo pesiamo mezzo chilo di più, perché il cibo è energia, ci serve per vivere, non ci serve per farci ingrassare e basta. E lo stesso è per gli animali, quindi solo una piccola porzione di questo cibo che gli diamo va a farlo aumentare di peso, tutto il resto serve solo a farlo vivere e quindi c'è questo spreco. E questo è il nocciolo della questione, cioè questo spreco legato alla conversione vegetale-animale è quello che causa impatto sull'ambiente, perché tutte queste attività produttive causano sprechi di, come detto prima, di energia, di acqua, di sostanze chimiche, di suolo, e causano poi anche desertificazione, effetto serra, e poi c'è il problema dello smaltimento delle deiezioni. Quindi tutto questo crea questo impatto ambientale di cui appunto si parla ultimamente. Per quanto riguarda il problema dell'effetto serra, anche il report della FAO, La lunga ombra del bestiame, attribuisce agli allevamenti una grossa fetta di responsabilità. A che cosa è dovuto questo? Ai gas emessi dai bovini durante il processo digestivo? No, questa è solo una parte del problema, cioè la questione, il problema non sono gli allevamenti di bovini, ma sono tutti gli allevamenti di tutte le specie animali, quindi sia per produrre carne e pesce, sia per produrre latte e uova, perché comunque questo è un problema di tutti gli allevamenti, perché come abbiamo visto prima, tutto questo lavoro che deve essere fatto per coltivare i mangimi per gli animali, quindi tutto il lavoro di coltivazione, di trasporto, di gestione degli allevamenti, dei macelli, eccetera, tutto questo è attività che alla fine è attività agricola, sì, ma industrializzata, che crea quindi un problema di effetto serra. In più c'è anche la questione dei gas emessi dai bovini durante il processo digestivo. E questi gas sono appunto il gas metano e l'ossido di azoto, che sono dei gas che sono rispettivamente, per quanto riguarda il metano, 72 volte, per quanto riguarda l'ossido di azoto, 296 volte più inquinanti, per quanto riguarda l'effetto serra, della CO2 di cui si parla sempre. Questo sul breve periodo. Quindi sicuramente impatta anche questo, però
non è solo un problema dei bovini, ma anche di tutti gli altri allevamenti per tutto il lavoro che si deve fare. Teniamo conto di una cosa, questo report della FAO, la lunga ombra del bestiame, afferma che l'intero settore dei trasporti causa un 13,5% di impatto sulla creazione di gas serra, e che è tanto, infatti si sta tutti attenti al settore dei trasporti, ma il settore degli allevamenti ha una percentuale ancora più elevata, il 18%, quindi come tutte le persone che sono ecologicamente responsabili stanno attenti ai mezzi di trasporto che usano, bisogna stare ancora più attenti, perché dal 13,5% si passa al 18%, bisogna stare ancora più attenti a quello che si mangia, e la soluzione è quella di diminuire il consumo di alimenti animali, tutti gli alimenti animali, carne, pesce, latte, latticini e uova. Come singoli, possiamo fare qualcosa per alleviare il nostro peso sull'ambiente per ottenere dei risultati reali? Assolutamente sì, non solo possiamo fare qualcosa, ma nel campo dell'alimentazione, cioè di quello che noi scegliamo di mangiare, possiamo fare di più che in qualsiasi altro campo della nostra vita. Questo lo conferma anche uno studio pubblicato nell'aprile 2008 sulla rivista scientifica Environmental Science and Technology di due ricercatori della Carnegie Mellon University, che hanno esaminato gli studi sul consumo sostenibile fatti in questi ultimi anni, e loro affermano che tutti questi studi sono concordi nell'individuare tre aree in cui il singolo individuo, proprio come singolo, quindi non governi, industrie, eccetera, ma il singolo cittadino, può intervenire per diminuire il suo impatto sull'ambiente. E questi sono il cibo, l'energia usata in casa e il settore dei trasporti. Di questi tre, il cibo, cioè cosa scegliamo di mangiare, è quello più potente in assoluto su cui intervenire, affermano questi ricercatori, per tre motivi. Prima cosa è perché in termini proprio quantitativi è quello che impatta di più. Scegliendo di mangiare una cosa piuttosto che un'altra possiamo veramente diminuire drasticamente il nostro impatto sull'ambiente. Seconda cosa, è una cosa che dipende solo dall'individuo, cioè non dobbiamo aspettare delle leggi, la disponibilità di infrastrutture, di mezzi pubblici, eccetera, ma il singolo può decidere in un qualsiasi momento che cosa mangiare o non mangiare. E l'altra cosa è che a brevissimo termine, cioè si può fare subito, non è a medio e lungo termine come altre variazioni che si possono fare nell'industria, nei trasporti, eccetera, ma si può fare assolutamente subito. Quindi per questi tre motivi la questione cibo è quella che impatta assolutamente di più. Ci sono studi scientifici che danno una misura quantitativa dell'impatto sull'ambiente? Sì, ce ne sono vari. Uno molto importante è quello pubblicato nell'agosto 2008 dall'associazione di consumatori tedesca Foodwatch. Loro hanno misurato l'impatto sull'effetto serra di tre tipi di alimentazione, quella onnivora, quella latto-ovo-vegetariana e quella vegana. Come hanno fatto? Per esprimere proprio da un punto di vista quantitativo questi dati, li hanno espressi in forma di chilometri equivalenti, cioè chilometri che noi dovremmo fare in macchina per produrre la stessa quantità di gas serra. Vale a dire, loro hanno calcolato tutte le attività produttive necessarie per produrre tutti i cibi per un'alimentazione onnivora, per un'alimentazione latto-ovo-vegetariana e per una vegana, quindi la coltivazione, il trasporto, eccetera. E considerando tutto il consumo di energia, di acqua, di suolo, eccetera, di tutto questo, hanno fatto un calcolo di quanti chilometri in BMW farebbero per produrre la stessa quantità di gas serra, in modo che noi possiamo capire meglio queste quantità espresse in questo modo. Allora, loro hanno calcolato, facendo questo totale di chilometri in BMW, equivalenti a questi tre tipi di alimentazione. Risulta che per un'alimentazione vegan, cioè 100% vegetale, le attività produttive necessarie sono equivalenti a fare 629 chilometri in BMW.
mentre invece per un'alimentazione vegetariana 2.427 km in BMW, per una onnivora 4.758. Cosa vuol dire? Che un'alimentazione latto-ovo-vegetariana impatta come produzione di gas serra 4 volte di più di una vegan, una onnivora impatta 8